Buongiorno ragazzi dalle Maldive, da questo splendido paradiso. Quasi tutti avete indovinato che questa era la mia prossima meta. Scusate la voce ancora un po' strana, ma siamo completamente ancora un pochino rimbambiti dal cambio di fuso orario e abbiamo dormito benissimo, ma è praticamente una notte in viaggio. Abbiamo dormito forse 3 orette, quindi siamo ancora abbastanza stanchi. Siamo arrivati ieri pomeriggio e quindi adesso stiamo semplicemente facendo questa passeggiata molto breve in realtà, ma che almeno ci sveglia un pochino, fino al ristorante per fare colazione. E speriamo che il tempo migliori un pochino, perché fa molto caldo come sempre con le Maldive, ma è un pochino nuvoloso. Ci stanno accompagnando al nostro tavolo. That's perfect, thank you. E questa è la nostra vista. Come al solito in vacanza mi godo tantissimo la mia colazione ed è la motivazione per svegliarsi presto. La selezione al buffet è una cosa veramente eccezionale e gigantesca, ma da qua non si riesce a capire. Comunque ho preso un pan au chocolat, un croissant normale, poi ho preso questo Danish pastry che sono buonissimi con la crema pasticcera, un po' di frutta, yogurt bianco semplice, cappuccino e 2 spremute d'arancia. E poi qui abbiamo la colazione di Michael, che è completamente l'opposto mio. What's this? Like eggs, shashuka. Is it like a Maldivian thing? No, it's... I thought it was Italian. No, I don't think it's Italian, I've never seen it. It's just like eggs and cheese and tomato sauce. Ok, quindi sono tipo uova con formaggio e salsa al pomodoro. Poi beans, fagioli, hash brown, quello sarà per me perché io li adoro, salsiccia, bacon e poi yogurt, anche lui ha preso un cappuccino, e questo che è guava juice, succo di guava, che non ho capito che cosa sia, ma adesso assaggeremo. Buon appetit con questa vista che vi devo far vedere nuovamente perché è un sogno. Abbiamo preso ancora qualcosina, non finirò tutto, però giusto per provare gli hash brown. Queste sono delle salsicce di tacchino e poi questo tipo, questa crocchetta di patate, Michael dice che devo assaggiarla. Ho preso anche apple juice, succo alla mela e una spremuta che fanno al momento fresca di papaya e mele. And tell us what you got. I had to go for like the full English as best as I could first. Full English breakfast qui ragazzi. But then breakfast number 2 is no, giusto questa seconda. Tuna curry. Tuna curry. Flatbread and then like more hash browns because there's no rice and chicken curry. And then like the chicken curry here and the tuna curry is like very very good. Yum. Yeah. Enjoy. Okay. Enjoy my love. Buon appetito. Buon appetito. Stiamo tornando verso la nostra stanza dopo la colazione. Questo è il paradiso. E queste sono le casette. La nostra è la terza. This is the third one. Quasi arrivati. Vi farò, magari sarà proprio il prossimo video, naturalmente un tour, un room tour completo della stanza, ma intanto vi faccio vedere la vista che abbiamo, che è qualcosa di meraviglioso, ma ormai le Maldive le conoscete benissimo anche voi, quindi questa è la nostra vista appena svegli. Isoletta, mare cristallino, rumore delle onde, qualche nuvoletta. Ma una sessione di snorkeling non ce la toglie nessuno. E qui è bellissimo, abbiamo questa rete, ieri sera ci siamo sdraiati qui, abbiamo guardato il mare e i pesciolini sotto di noi, era bellissimo. Questo è il nome del nostro resort, Amari Raya, ha appena aperto, quindi è tutto nuovissimo
e l'isola è parecchio grande. Siamo appena stati al diving center a prendere le cosine che ci servono ovviamente per fare snorkeling, cioè maschera, tubo e pinne. Adesso stiamo aspettando questo piccolo bus, perché essendo un'isola abbastanza grande hanno un servizio di bus naturalmente gratuito e che ti porta insomma in giro, quindi ci riporta poi alla nostra stanza e da lì, dal nostro moletto, partiremo per andare a fare snorkeling. That's the wild braid that I've made, the first one. I think it looks great. È la prima treccia realizzata da Michael in tutta la sua vita, quindi fatemi i complimenti. Ma in realtà non è tanto un fatto estetico, ma è che se non lego i capelli in una treccia si annodano in un modo terribile. L'anno scorso ci ho messo un'ora, io e Lisa ci abbiamo messo un'ora a sciogliere tutti i nodi nei capelli. Ho praticamente rovinato sia i capelli che l'extension, quindi ho imparato la lezione, adesso sempre treccia quando vado a fare snorkeling. Thank you my love. Se notate che ho un paio di occhiali che non avete mai visto, perché sono di Michael, perché i miei, ci ho portato due paia di occhiali da sole. Uno sono gli occhiali da sole da 3 euro che ho preso in Italia, o non mi ricordo dove, ma comunque li ho pagati pochissimo, proprio per utilizzarli in spiaggia, in acqua di mare intendo, cioè, e quindi se si rovinano chi se ne frega, quelli sono proprio i miei occhiali da combattimento da spiaggia, ma si sono rotti. E un altro paio di occhiali che ho sono di Saint Laurent, ma mi stanno talmente grandi che sono scomodissimi, e quindi ho fregato quelli di Michael. Ma c'è un negozietto qui che in realtà potrei anche continuare con questi, perché lui dice che mi stanno bene, però secondo me sono troppo giganteschi e si vede che sono da uomo, quindi c'è in realtà un negozietto qui e voglio vedere se hanno occhiali da sole, da donna, quindi spero di riuscire a trovare un paio insomma che mi stiano un pochino meglio, perché secondo me questi sono veramente troppo grandi per me. C'è un po' di vento, ma fa caldissimo, ed eccoci qua, stiamo tornando verso la nostra casetta, poi ci tuffiamo e andremo a fare snorkeling in quella direzione. I don't think that they told us what they're saying is don't go past where the breakers are, where the rocks are, all this. Yeah. I wouldn't go anywhere. No. Is it there? Watch out, we got a car. It happens. No, ci stavano dicendo di non allontanarci praticamente oltre quegli scogli, ma in realtà non ci andrei comunque perché ho paura. You will go, right? You will go in the dark blue, sì. Lui ci andrebbe, ma io ho paura. Voglio stare dove vedo il fondo, diciamo così. I want to stay where I can see the... You can see the bottom? Yeah. Tornati in camera, ho messo la maglia, quella protezione 100 raggi UV, che consiglio a tutti se venite in un posto tropicale davvero dove il sole, diciamo che, ecco, specialmente se avete la pelle molto chiara come me, vi ossionate in 3 secondi. E pronta anche con la mia GoPro, quindi le prossime immagini che vedrete saranno subacquee, sottomarine. Let's go! Decisamente questa non è stata una buona sessione di snorkeling.
siamo riusciti ad arrivare ai coralli con tantissimi pesciolini, ma le nostre maschere continuavano a raccogliere acqua. Qui ci sono degli uccellini che stanno litigando, tipo, e quindi penso che dobbiamo tornare al diving center. Ok, ho appena visto. Io mi spavento sempre. Did you see how close that was? Yeah, did you see the food in his mouth? Yeah! C'era... Oddio! Ok, queste erano volpi volanti che litigavano per la frutta, ragazzi. E ne abbiamo vista una... Ne abbiamo vista una... scappare con un frutto in bocca, perché sono dei pipistrelli molto grandi e fanno paura, sono bruttine, poverine. Però in realtà sono carinissime, pelosette e mangiano frutta. Quindi già avevo parlato di loro. Però ecco, se le vedo troppo da vicino mi spavento, da lontano sono più carine, diciamo. E quindi niente, dovremo tornare al diving center per prendere delle maschere, penso, di una grandezza diversa. Perché la mia, secondo me, è troppo grande e la sua era troppo piccola. Vi metterò comunque, vi lascerò comunque qualche scena dello snorkeling che abbiamo fatto, perché insomma qualche pesciolino carino l'abbiamo visto. What was the name of the fish that we saw? It was a trigger fish, it was a small trigger fish. Trigger fish, adesso non so in italiano, che non so come si dice in italiano, ma magari ve lo cerco e ve lo metterò qui. Comunque nel pomeriggio abbiamo altre attività da fare, ma spero che riusciremo a fare ancora un pochino di snorkeling. Adesso stiamo andando a pranzo. Sei pranzo? Pranzo. Yes. Eccoci qua. Il ristorante è lo stesso. In realtà ne abbiamo visti già due, ma questo è quello a buffet. Eccoci qua, profumino è buonissimo già da qua. Ok, siamo a pranzo, adesso Michael ci racconta che cosa ha preso. Sorry, it's in the shot. This is like it's a seafood curry on basmati rice. I don't know what type of the name of it. Curry con frutti di mare su riso basmati. This is super incredibly spicy. Questa non so che cosa sia, una salsina. This is lemon pickle. Oh, lemon pickle. This is lemon pickle. It was just like whatever their other pickle is before. Wait, this is the super spicy sauce, yeah, that I tried yesterday. Oh, okay. Same thing but different flavor, I guess. There's lemons and lime in this. Okay, è tipo una salsina un po' diversa rispetto a quella che ho provato io. Questa è tipo al lime, però è super super piccante. Sei super piccante? Super piccante. Thank you. Samosa and then this is like Samosa sarebbero tipo degli involtini, like spring rolls with what's inside? Yeah, just like a doughy vegetables and stuff. Okay, all'interno ci dovrebbero essere delle verdure. And this is like pompons or something. I don't know, it's like a fried potato chip. Is it a fried potato chip? Yeah, it comes off like a light dough. It kind of looks like a small tortilla, and then you throw it into the oil and it... Okay, okay. Just load it up. È tipo una sfogliatina di patata, praticamente. Buon appetito. You already got the dessert? Yeah. Ah, what is it? I don't know. I don't know. E io ho preso le penne con la salsa bolognese, cioè il ragù, e un po' di scaglie di parmigiano, e viene fatta al momento. C'erano diversi tipi di pasta, tra cui scegliere diversi tipi di salsa. Quindi buon appetito, sempre con questa vista stupenda. Abbiamo preso i dolci e Michael si è già pappato quasi tutto il suo pezzo, la sua fetta di torta, che se non sbaglio è torta al cioccolato bianco e mirtilli, dice che è buonissima. Poi ho preso questo mini dessert sempre al cioccolato bianco e, ragazzi, queste sono fantastiche, le abbiamo prese anche ieri, la panna cotta al caramello, e abbiamo anche ordinato uno spritz. Non so se si vede, ma qui c'è uno squaletto piccolino. It's a black tip. L'ho spaventata, è scared him off. Yeah, they're so fast.
E loro vanno praticamente su e giù qui in acqua bassissima perché questo è appena nato. I'm not sure. Sono gli squeletti appena nati praticamente, li lasciano qui, la mamma li lascia qui, e dove l'acqua è molto molto bassa, in modo che appunto non vengano mangiati da altri predatori. Che carino! You're so cute! Stiamo disturbando questo piccolo squeletto. Ho provato a farvelo vedere, spero si sia visto in video, poi controlleremo. Oh, look at that! Che carino! What's his name? Jacob. 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 L'abbiamo chiamato Jacob. Adesso il mio amore sta preparando gli asciugamani, così ci mettiamo perché è un po' il tempo è un po' nuvoloso, molto vento anche se fa comunque super caldo, ma e quindi non ce la sentiamo tantissimo di andare a fare snorkeling, ma possiamo guardare l'oceano direttamente da qua e vedere se passa qualche animale marino interessante. Che meraviglia, ragazzi. Oh yeah. Oh nice, we got pillows as well. Yeah. Nice. I was gonna put this whole thing on it, but it's attached. Oh wow, that would have been nice. It's fine, it's still super comfy. È stato super emozionante però vedere lo squaletto poco fa, che ho anche filmato, quindi l'avete visto anche voi, ed è stato bellissimo, che in realtà pensavamo ce ne fosse uno, invece erano due, quindi we have to give the other little shark a name because there were two. So one is Jacob, what about the other one? Jack and Jacob. Jack and Jacob, ok. Uno Jack, l'altro Jacob. Mamma mia, i miei occhi veramente, dopo la sessione di snorkeling di stamattina, sono rossissimi. Comunque, guardate che meraviglia ho in fronte a me, ragazzi. Vorrei foste qui per godervi questo paradiso come me lo godo io, perché se sono qua, lo sappiamo che sì, è merito mio ovviamente che mi sono lanciata in questa avventura di YouTube ormai 14 anni fa, ma una gran parte è anche merito vostro. Whisky and Angostura bitter. Oh. And for mocktail we have milk and mixed fruit. Oh, this is interesting. The whisky, right. Yeah. I'll try the whisky as well. Thank you very much. Enjoy evening. Thank you. Thank you so much. Please come in. Thank you. Oh wow. Cheers, my love. Cheers. Non so da me che cosa dobbiamo fare, dobbiamo prendere queste barchette e metterle praticamente. Oh my god, they're already racing! Okay. Yes! Oh, you wow! Ok, vado. I go. Okay. Where from here? Oh. Yeah. It'll get stuck there. It's better to hold it. Let's stick. You can hold it from here. Oh, yeah. Give it a slight push. It's very slow. Just give it a slight push. Yeah. Needs encouragement. No, it needs your cheering. Yay! Yeah! It needs to be cheered. Then oh, look at it going. Go faster. It's backwards. Which one's mine? The one that's backwards. Oh, oh yeah, quad, they're both backwards, but this... Okay, nice. La mia ovviamente, la mia ovviamente è quella rovesciata che sta andando all'indietro, ma va bene. So in Italian we say gli ultimi saranno i primi, like the last ones will be first. That's the case. They're going. This is so cute. Vai barchetta. Say vai barchetta. Ciao barchetta. No, go. Oh. Go bye. Little boat. Vai barchetta. Oh, bye. I thought you said bye. No,
Vai barchetta! Go little boat! No, it's good. Adesso Michael la sistema. Ui! Oh wow! Look at it! Look! The sail was sideways, it was working against us. Whee! If they ask who this is, I pretend it's not me. Ci siamo quasi, ragazzi, addirittura d'arrivo. Yeah. Thank you guys. Un piccolo Jacob molto timido. He's really shy. Hello, Sir Jacob. Signor Jacob. Oh. In realtà Michael li chiama Gecko. No. E mi prende in giro perché li chiamo Jacob. In inglese apparentemente si dice Gecko. Ciao, signor Jacob. Hi. Sono troppo carini. Sono troppo carini. Ciao signor Jacob, noi andiamo a cena. Ed eccoci nel ristorante. Questo è sempre il solito ristorante dove siamo venuti anche a colazione a pranzo. Ma stasera c'è la Maldivian Night, la notte maldiviana, serata, insomma notte maldiviana. Quindi ci sono delle decorazioni speciali, ci sarà della musica speciale maldiviana e soprattutto... Queste sono le volpi volanti, non so se le sentite, ma io ho una paura. E soprattutto c'è il buffet dedicato maldiviano. Queste sono le bandiere. Questa è la bandiera delle Maldive. Eccola qua. Vi faccio vedere il buffet. Partiamo dai dessert, perché sono quelli più vicini. Guardate che meraviglia, la scelta è favolosa e la qualità, ragazzi, è pazzesca. Abbiamo un sacco di budini e queste appunto sono tipiche, tutto, oggi è tutto tipico maldiviano, ma solitamente c'è un bel mix di cibi da tutto il mondo, anche italiani. Abbiamo dessert, frutta, oh, pineapple crumble, interessante. E poi ancora frutta, ananas, anguria, melone e arance. Qui abbiamo carne di manzo, poi risotto fritto con tonno, questa invece è pasta con salsa al pomodoro, non proprio tipica maldiviana, ma anche oggi c'è una bella selezione. Vedo su pasta. Yeah, I saw pasta. You got a secret over there. Stay with me and tell me what I don't know. Poi qui abbiamo curry con zucca e cocco, sempre il papadum che ha preso Michael oggi a pranzo, e poi altro curry, quello però con melanzane e cocco. Altro curry, che buone queste. Pensavo fossero patate, invece è tapioca fritta, no, al forno, arrostita. Qui abbiamo, ok, there's a lot of things that I don't know. How to describe? Kimia, it's like an egg roll. Egg roll? Oh, tipo un roll con uovo. Questo è al tonno e questo è sempre un tipo un involtino però al tonno. Tuna soup. Thank you. Soup al tonno. Ovviamente tanto, tanto cibo tipico è ovviamente pesce qui, essendo un insieme di isole e di atolli. Pumpkin soup! Zuppa alla zucca. Focaccia. Focaccia, yes. Tantissimo pane. E sono molto attenti anche alle allergie. Poi c'è tutta una sezione dove grigliano il pesce al momento, si sceglie il tipo di pesce e te lo fanno al momento. So lobster $25 per 100 gram and oyster $8 per piece and prawns $12 per 100 gram. Thank you. Thank you. Wow.
Ci sono aragoste, ostriche, scampi e questo è un tonno gigantesco e si può prendere direttamente il sashimi, è già pronto. E qui invece c'è la stazione delle insalate e condimenti, veramente infinita. I haven't seen this. Aperitivo. Aperitivo? Abbiamo delle cosine tipo per aperitivo con dei salumi, formaggi, noci, tartine, cracker. Yummy. Can you tell us what you got? Yeah. I don't remember the names, but tuna fried rice, and then this was, a type of masala. Okay. I can't remember the type of masala, but it's chicken. It's fresh tuna from the fish. Sashimi al tonno. Sashimi al tonno. And then all the typical Maldivian tipo croquettes. Yeah, the funeral food. No. Loro lo chiamano funeral food quando si tratta di finger food. Io ho preso, allora ragazzi, vabbè, mi conoscete, io non sono molto, non esploro tanto il cibo straniero perché ho dei gusti molto particolari che mi limitano veramente tanto. Farò magari un video a riguardo. E quindi ho preso di nuovo la pasta con salsa cremosa al pomodoro, un pezzettino di focaccia al formaggio. Poi ho preso le patatine fritte con queste due crocchette tipiche maldiviane. Thank you very much. Intanto mi è arrivata la Coca Zero e questa è acqua naturale. E ho preso, appunto, giusto per provarle, poi se mi piacciono magari ne prendo altre. Questa è la crocchetta all'uovo, molto tipica loro. E questo invece è quella al tonno, se non sbaglio, o comunque seafood, quindi frutti di mare. Ok, sto aspettando che Michael torni, che è andato a prendere ancora qualcosina di salato. E io nel frattempo ho preso praticamente tutti i dolcetti, così testiamo un po' e proviamo, perché tutti, a parte questo, penso che tipo una mousse ai frutti di bosco, sono tutte cosine molto tipiche e quindi voglio provarle. Hanno un aspetto delizioso, tra l'altro. Tra l'altro ho provato anche le crocchette tipiche maldiviane, con i gusti che appunto è difficile che qualcosina mi piaccia, ma erano fantastiche. Sono arrivati i ragazzi vestiti con gli abiti tipici che suonano anche questi tamburi tipici di cui non mi ricordo il nome. Ma è davvero bellissimo. Questa bimba che applaude, che carina questa bimba. Tornati in camera, volevo solo farvi vedere che ci preparano sempre la stanza per la notte, quindi vengono, rifanno il letto e lo preparano, insomma, per quando entri nel letto, quindi hanno alzato la coperta e hanno chiuso completamente la tenda. Fine giornata, sono letteralmente distrutta, abbiamo perso non so quanto tempo e siamo messi davanti alla nostra casetta giù a guardare il mare dall'amaca e abbiamo visto un sacco di pesci bellissimi, 3 squali e una razza gigantesca, quindi è stata veramente una... cioè abbiamo visto più stasera dal nostro moletto che oggi nella sessione di snorkeling, ma domani abbiamo altre sessioni di snorkeling, sia noi da soli che organizzata dal resort per andare a cercare le mante, che da un lato mi entusiasma tantissimo, naturalmente filmerò un vlog, dall'altro mi preoccupa un po' perché l'acqua è molto molto profonda dove ci sono le mante e io, se lo sapete, se non vedo il fondo non nuoto, quindi non so
bene come andrà. Michael è super gasatissimo, io me la sto facendo sotto, però devo dire non ho mai visto le mante e mi piacerebbe veramente veramente tanto, e sono anche una cosa molto comune qui alle Maldive, quindi uno dei simboli, diciamo, dei souvenir eccetera, è proprio lei, la manta, quindi vedremo. Adesso andiamo a struccarci assieme, anche se in realtà non ho fatto tantissimo trucco oggi, ho messo solo mascara, un po' di correttore in questa zona e un po' di matita per sopracciglia e basta praticamente, perché proprio qui, cioè, sono talmente in mood vacanza, isola, mare, sole eccetera, che proprio non mi va di truccarmi. Ho portato in realtà sia lo struccante di Clinique che quello di Yepoda, ma visto che ho già iniziato quello di Clinique, perché uno non mi bastava in realtà, continuo ad utilizzare questo e andiamo bene bene a sciogliere tutto il trucco, anche se questa è decisamente una di quelle serate in cui andrei a dormire con il trucco, perché sono veramente veramente stanca. Mascara sciolto, sembro un panda, andiamo a risciacquare. Detergente, il The Bubble Double di Yepoda. Non so voi, ma quando applico tanta crema solare mi spunta sempre qualche brufoletto, perché in realtà la pelle non respira tantissimo, è protetta ma non respira tantissimo, quindi vado a lavare bene 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 il viso. Naturalmente niente retinolo, perché ovviamente mi espongo al sole ogni giorno, quindi vado direttamente con la crema serale, voilà. Adoro il profumo di lavanda di questa crema, che in realtà è una maschera per la notte, super super idratante, perché con il vento, con il sale e il sole la pelle si disidrata tantissimo. Voilà, ho fatto anche le sopracciglia tra l'altro prima di iniziare a filmare, quindi se vedete la mia pelle che in questa zona è un po' arrossata, appunto ho spinzettato. Naturalmente crema occhi, mi stavo dimenticando della crema occhi, ragazzi, tra jet lag, tra il fatto che una notte praticamente in volo, cioè un pochino ho dormito, però non una notte intera, quindi le mie occhiaie sono veramente terribili, quindi non posso proprio dimenticarmi di applicarla. E ultimo step, siero per le ciglia di Suede. Già vi ho detto quanto sto amando questo siero, ed è veramente, è stata una delle scoperte di quest'anno. E questo è quanto, mia femmina, adesso lavo i denti e mi lancio a letto. Michael sta già dormendo, io sono veramente, cioè sto delirando praticamente, quindi. E domani, calcolando che ci dobbiamo svegliare tipo alle 9, però ora nostra sarebbero le 5 di mattina, quindi ecco. Immaginate, però siamo in questo paradiso meraviglioso e onestamente non me ne frega niente se sono stanca di quanto dormo, del jet lag, sono troppo felice di essere nel mio posto preferito al mondo con la mia persona preferita al mondo. Quindi adesso vi saluto direttamente, ma domani filmerò un altro vlog, quindi aspettatevi tanti contenuti dalle Maldive, vi farò anche il room tour, e tra l'altro dopo questo resort andremo in un altro resort sempre alle Maldive, quindi anche da lì tantissimi contenuti. Ma per adesso vi auguro la buonanotte, mia family, vi mando un bacione, come al solito non può mai mancare, come al solito non so più parlare, come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 forte, e come sempre vi aspetto al prossimo video, ciao.